questa. Cosa ci fate voi qui? Oh, niente. Abbiamo trovato questa mappa. E siamo venuti in cerca del santuario della vita eterna. Voi non avete la minima idea di cosa rischiate a venire qui. No, non la vogliamo disturbare. Non la vogliamo disturbare. La prego, ci lasci andare e vediamo tutto come prima. Dove avete trovato la mappa? La mappa l'ho trovata ad un mercatino dell'usanza. L'abbiamo trovata. Era dentro una lampada d'olio. E ci hanno detto che l'hanno trovata. Ho detto. Dove avete trovato la mappa? Rispondete. L'hanno trovata in un pozzo. Però noi non sappiamo niente. Noi l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata ad un mercatino. E si è fatto la curiosità di venire qua e trovarla. Ma ci lasci andare, guardi. Voi siete pazzi a venire qui. Sono io che ho buttato la mappa nel pozzo. Sono io che ho scritto la mappa. Ok? Questa storia è lunga e triste. Se volete, ve la racconto. Va bene. Ci racconti pure la sua storia. Noi la ascoltiamo. Io non so cosa dire.
dispiace. Mi dispiace tanto. Non so cosa dire. Posso fare qualcosa per lei? L'unica cosa che potete fare è andarvene immediatamente da qua. C'è un'altra cosa che non vi ho detto. La grotta è come divisa. Sì. C'è mille anni fa. Vicino, un poco vicino a questa grotta, c'era un luogo dove facevano esperimenti. E quindi una cosa uscita da là, una cosa terribile, un uomo, mezzo uomo e mezzo bestia, una cosa terribile, una creatura mostruosa che, mentre io stavo dormendo, è venuto qua, ma non mi ha visto, ha preso il calice e ha bevuto l'acqua. E quindi è da mille anni che vaga per le grotte, però uscire perché gli dà fastidio la luce e nemmeno può venire qua perché grazie a questo fuoco gli dà fastidio il calore e anche la luce. Io qua sono protetta, sì, sono una prigione, però a me non mi può fare niente. Quindi fate attenzione quando uscite, mi raccomando. Allora io, noi la ringraziamo per averci elucidato di questa storia. E mi datemi subito quella mappa. Avanti. La mappa gliela devo dare a lei. Ma noi come facevo ad uscire? Come faremo andare via da qua? Io non mi ricordo la strada. E tu, nemmeno lei. Come faremo ad uscire di qua? Non lo so. Sì.